Giotto, il pittore che più di 600 anni fa dette il via ad un nuovo sviluppo dell'arte occidentale, uno sviluppo che sono in molti a ritenere concluso, ha ancora oggi qualcosa da dirci? Un approccio odierno alla sua arte che non sia retorico o travisante, quale strada può seguire? Ci siamo avviati sui luoghi giotteschi. Abbiamo salito le scale della Basilica di Assisi, dove sono conservati i suoi capolavori, senza avere ancora trovato una risposta a questi interrogativi. Ma sotto le volte della Basilica Inferiore non abbiamo trovato, nell'anno del centenario giottesco, un museo o un santuario dell'arte. Dietro la recinzione di canne ci è apparso lo spettacolo familiare e inatteso di un cantiere al lavoro. I tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro stavano infatti riscoprendo, di sotto una coltre secolare di polvere e sudiciume, lo splendore originario dei colori giotteschi. Ed abbiamo pensato che quello era un modo più naturale di osservarli e di goderli, che lo spettacolo che avevamo sotto gli occhi non doveva essere poi tanto diverso, camici bianche a parte, da quello che dovevano aver visto i nostri antenati di circa 600 anni fa, quando i garzoni di Giotto si affollavano in quegli stessi luoghi su impalcature non molto diverse da queste. Abbiamo pensato che questa del mestiere, della tecnica di Giotto, poteva essere la strada, o forse un semplice sentiero, per raggiungere una comprensione più semplice e vera del mistero della sua arte. E ne abbiamo cercato conferma là dove potevamo sperare di trovarla. Nel libro dell'arte, composto alla fine del 300 da Cennino di Andrea Cennini. A riverenza di Dio e della Vergine Maria, e a riverenza di Giotto di Taddeo e d'Agnolo maestro di Cennino, e a utilità e bene e guadagno di chi alla detta arte vorrà pervenire. Nel principio che Dio onnipotente creò il cielo e la terra, il racconto di Cennino Cennini comincia, al pari di quello di Andrea Pisano, sul campanile di Giotto, dalla creazione del mondo. Creò l'uomo e la donna alla sua propria immagine. Poi, per lo inconveniente che per invidia venne Lucifero ad Adam, per questo Dio li fe dall'angelo cacciare fuor del paradiso. Onde Adam rinvenne di sua scienza, di bisogno era trovare modo da vivere manualmente. E così egli incominciò con la zappa ed Eva col filare. Poi seguitò molt'arti bisognevole e differenziate l'una che l'altra, che tutte non potevano essere uguali. Perché la più degna è la scienza, appresso quella seguitò alcune discendenti da quella, e questa è un'arte che si chiama dipingere, che conviene aver fantasia e operazione di mano, di trovare cose non vedute, cacciandosi sotto ombra di naturali, e fermarle con la mano, dando a dimostrare quello che non è, sia. In questo rilievo è la più autentica immagine del pittore medioevale al lavoro nella sua bottega. Per essere messo in una bottega come questa ad impararvi il mestiere, Giotto, figlio di Bondone, ragazzetto ancora, partirà in un anno intorno al 1280 dalla campagna di Vespignano. Come tutti i contadini inurbati, allora come oggi, lascia senza rimpianto le colline e la vita patriarcale per acquistare fama e guadagno nel tumultuoso mondo cittadino. In quella Firenze che sta diventando il più importante centro economico dell'Europa occidentale. Giotto incomincia, come qualunque garzone di bottega, il tirocinio tecnico, quale lo troviamo codificato nelle istruzioni del Cennini. Dal disegno ti incominci. Abbi una tavoletta di bosso, ben pulita e netta, cioè lavata con acqua chiara, fregata e pulita di seppia, di quella che gli orafi adoperano per improntare. E quando la detta tavoletta è asciutta bene, togli tanto osso bel tritato per 2 ore che stia bene, e quanto più sottile, tanto meglio.
e quando ne hai bisogno per ingessare la detta tavoletta, togli meno di mezza fava di questo osso e con la saliva va distendendo con le dita per tutta questa tavoletta. E innanzi che asciughi, tieni la detta tavoletta dalla man manca e col polpastrello della man ritta batti sopra la detta tavoletta tanto quanto vedi che ella sia bene asciutta. Poi, con esempio, comincia a ritrarre cose agevoli, quanto più si può, per usare la mano, e con lo stile super la tavoletta leggermente, che appena possi vedere quello che prima incominci a fare, crescendo a tuo tratti a poco, più volte ritornando per fare l'ombre nelle estremità che vuoi fare più scure, tanto vi torna più volte, e così, per lo contrario, in suoi rilievi tornavi poche volte. Sui muri della Basilica di Assisi, nella storia in cui l'antico crocefisso di San Damiano parla a San Francesco, la caduta del colore ha lasciato riaffiorare il disegno originario di Giotto. È l'unico rimastoci del grande maestro. Il tirocinio dell'artista medioevale comincia dall'exemplum dell'opera dei maestri del passato. Avendo prima usato un tempo il disegnare in tavoletta, affaticati e dilettati di ritrar sempre le migliori cose che trovar puoi fatte di gran maestri. Ma per consiglio io ti do, guarda di pigliar sempre il migliore e quello che ha maggior fama. Ai tempi del giovane Giotto, testimonia Dante Alighieri, teneva il grido nella pittura Giovanni Cimabue. Era Cimabue il migliore e quello che aveva maggior fama. Furono quindi le sue cose che il giovane Giotto si affaticò a ritrarre. E se punto di fantasia la natura t'ha conceduto, verrai a pigliare una maniera propria per te e non potrà essere altro che buona. Giotto aveva avuto dalla natura fantasia e nel crocefisso di Santa Maria Novella, pur seguendo le orme del suo maestro, già mette in campo una maniera propria, un nuovo stile scultoreo e naturalistico, che rende alla immagine astratta del Christus Patiens medioevale una dimensione di sofferenza umana. Ora veniamo al fatto del lavorare in ancone, ovvero in tavola. Prima vuole essere l'ancona lavorata ad un legname che si chiama albero, ovvero povolare, che sia ben gentile, ottiglio o saligaro. Incollato che hai, abbi tela, cioè panno lino vecchio, sottile, di lesco bianco, senza unto di nessun grasso. Abbi la tua colla migliore. Taglia o straccia liste grandi e piccole di questa tela. Inzuppale in questa colla. Valle distendendo con le mani su per li piani delle dette ancone. E leva prima via le costure, e con le palme delle mani le spiana bene, e lasciale seccare per 2 dì. E sappi che lo incollare e ingessare vuole essere il tempo alido e ventoso, vuole essere la colla più forte d'inverno che di estate. Quando l'ancuna è ben secca, abbi gesso grosso, cioè volterrano, tamigiato a modo di farina. Scaldalo, togli un pennelletto di setole morbido e danne di questo gesso sopra le cornici e sopra le foglie e così ne piani. Lascialo seccare per 2 o 3 dì. Abbiti boglio armenico e tollo buono. Abbi la chiara dell'uovo in iscodella invetriata, ben netta. Poi con questa tempera macina il detto bolio tanto quanto più puoi. Poi, con un pennello grossetto di vaio, stempera di questo bolio, liquido sì come acqua. E dove vuoi mettere d'oro, va mettendo di questo bolio distesamente. E per questo modo rimane messo di bolio. Come viene tempo morbido e umido e tu voglia mettere d'oro, allora t'apparecchia un cuscinello grande come un mattone. Poi in su questo tale cuscinello mettivi sopra un pezzo d'oro ben disteso e con una mella ben piana taglia il detto oro a pezzuoli. Ti
tieni il cuscinello con il pezzo dell'oro in man sinistra e con questo pennello, con la man dritta, bagna col bolio tanto quanto dee tenere il detto pezzo d'oro che hai in mano. Poi gentilmente accosta l'oro sopra il bolio e così metti per questo modo degli altri pezzi e fa che soprapponga con quel che metti, quel che è messo, una corda, riandando col pennello sopra esso perché l'oro s'attacchi in quella parte dove è soprapposto prima. Lo splendore del fondo d'oro, il fascino delle ricche cornici, delle aurore bulinate, è un elemento costante nell'arte medioevale. E lo stesso Giotto, il quale pure in gioventù, nel crocefisso di Santa Maria Novella, era apparso l'alfiere di un'arte più dura ed austera, quando sarà chiamato ad ornare l'altar maggiore della Basilica di San Pietro, chiesa madre della cristianità, farà sfoggio volentieri di tutte le raffinatezze tecniche su cui ci istruisce il Cennini. Imponenza monumentale della Madonna in trono, nelle turrite figure degli apostoli, nella straordinaria intensità dei loro volti, è ancora la maniera nuova di Giotto, la sua possente fantasia di innovatore che lascia un'impronta inconfondibile, ravvivando una tecnica secolare al fuoco vivo dell'osservazione del vero. Quando vuoi lavorare in muro, che è il più dolce e il più vago lavorare che sia, così il Cennini passa ad affrontare il tema che più gli sta a cuore. La gloria dell'arte italiana sarà infatti la pittura murale, la tecnica a fresco. Spazza bene prima il muro e bagnalo bene e togli la calcina tua ben rimenata a cazzuola e smalta prima una volta o due tanto che venga lo intonaco sopra il muro. Poi, secondo la storia o figure che de fare, se lo intonaco è secco, togli il carbone e disegna e componi e cogli bene ogni tua misura, battendo prima alcun filo pigliando i mezzi degli spazi, poi battine alcuno a coglierne i piani. E a questo che batti per lo mezzo a cogliere il piano, vuole essere un piombino da piè del filo. E poi metti il sesto grande, una punta in sul detto filo e volgi il sesto mezzo tondo dal lato di sotto. Poi metti la punta del sesto in sulla croce del mezzo dell'un filo e dell'altro e fa l'altro mezzo tondo di sopra e troverai che dalla man dritta hai fatto una crocetta. Dalla man manca metti il filo da battere che dia in su tutte e due le crocette e troverai il tuo filo essere piano a livello. Poi componi col carbone storie e figure. Poi togli un poco di sinopia e col pennello puntio va tratteggiando tutte le estremità ed intorni di figure. Poi considera in te medesimo quanto al dì puoi lavorare, che quello che smalti ti conviene finire. Adunque smalta un pezzo d'intonaco sottiletto e ben piano, bagnando prima lo intonaco vecchio. Sui muri della Basilica di Assisi, là dove il secondo strato di intonaco, quello affrescato, è caduto, possiamo di nuovo vedere il primo strato, più spesso e ruvido. Dalle sinopie tracciate da Giotto e poi ricoperte sotto il secondo strato di intonaco, quello affrescato, non abbiamo documentazione. Ma questo affresco parzialmente cancellato ci può dare un'idea del passaggio in Giotto dal disegno preparatorio all'opera compiuta. Ma tieni questo modo di ciò che ti dimostrerò del colorire, però che Giotto, il grande maestro, tenea così. Lui ebbe per suo discepolo Taddeo Gaddi, fiorentino, anni 24, ed era suo figlioccio. Taddeo ebbe Agnolo, suo figliolo. Agnolo ebbe me, anni 12, onde mi misse in questo modo del colorire.
Sappi che sono 7 colori naturali, cioè 4 propri di lor natura terrigna, siccome negro, rosso, giallo e verde. 3 sono i colori naturali, ma vogliono aiutare artificialmente, come bianco, azzurro oltremarino d'Alemagna e giallorino. Azzurro oltremarino sia un colore nobile, bello, perfettissimo oltre tutti i colori. E per la sua eccellenza ne voglio parlar largo e dimostrarti appieno come si fa. Prima togli i lapislazzuli. Pestali in mortaro di bronzo e ripestagli come fa per bisogno, che quanto li trii più sottile, tanto vien l'azzurro sottile. Quando ritorni per volere adoperare del detto azzurro, pigliane quella quantità che ti bisogna e riminalo sopra la pria, sempre con acqua chiara chiara. E questo farai 2 o 3 mute e sarà l'azzurro ben purgato. E attendici bene, però che ne porterai grande onore e utile. E di quel colore, con l'oro insieme, il quale fiorisce tutti i lavori di nostra arte, vuoi in muro, vuoi in tavola, in ogni cosa risplende. Cennini non tramanda solo la tecnica della pittura su tavola o su muro, i differenti tipi di tempra o di colla, ma insegna anche come fare una montagna, un albero o una casa. E gli esempi che egli tiene presenti davanti agli occhi sono sempre quelli di Giotto, il gran maestro. Se vuoi pigliare buona maniera di montagne che paiono naturali, togli di pietre, grandi che siano, scogliose e non pulite, e ritraine del naturale. Se vuoi adornare le dette montagne d'arbori o d'erbe, fa un grado di foglie verde scuro. Poi tocca i chiarori delle cime puri di giallorino e vedrai i rilievi degli alberi e delle verdure. E tieni a mente, se vuoi fare casamenti, che la cornice che fai nella sommità del casamento vuol pendere in giù. La cornice del mezzo del casamento vuol essere ben pari. La cornice di sotto vuole alzare in su per lo contrario della cornice di sopra che pende in giù. Abbiamo qui una prima codificazione, anche se del tutto empirica, della moderna rappresentazione dello spazio, negli edifici visti in prospettiva, in cui i diversi piani paiono convergere verso l'orizzonte, verso il punto di fuga. Quel modo di mettere i casamenti in prospettiva, quel linguaggio plastico moderno che alla fine del 300 il Cennini parla ormai con incosciente naturalezza e di cui ci trasmette ingenuamente sparsi frammenti, era nato un secolo prima su queste pareti, per il genio innovatore e la robusta fantasia di Giotto. Il quale Giotto rimutò l'arte di dipingere di greco in latino e ridusse al moderno ed ebbe l'arte più compiuta che avesse mai più nessuno. Nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, negli anni 1297-1300, per incarico del generale dei francescani Giovanni da Murro, Giotto aveva dato la prima narrazione moderna della vita e dei miracoli di San Francesco. La vita del poverello di Assisi vi è interpretata con spirito di moderno razionalismo. Vi è, in un certo senso, riportata alla contemporaneità. I francescani robusti, dalle forti mascelle, dalle spalle quadre, dai piedi che calcano fermamente il terreno, sono della stessa razza dei nuovi popolani che vanno, in quegli anni, conquistando il mondo. Razza cui il giovane Giotto di Bondone, nato contadino e divenuto a poco più di 30 anni, per forza d'ingegno, intraprendenza e spirito organizzativo rispettato capo bottega, appartiene anche lui di diritto. Non dovevano passare che pochissimi anni perché un rappresentante della nuova classe dirigente bancaria e mercantile affidasse a Giotto un'opera di rilievo. Tra il 1303 e il 1305 l'arte di Giotto raggiunge la piena, classica espansione nella cappella di Enrico Scrovegni, banchiere padovano. Un più ricco manto cromatico avvolge le forme robuste che abbiamo conosciuto ad Assisi.
Le storie di Maria sono, come quelle di San Francesco, umanizzate. L'annunciata, che le braccia conserte riceve l'annuncio angelico, ha la solennità di una regina, ma il costume di una donna sufficientemente agiata, quale poteva essere Madonna ricevuta, moglie di Giotto. Le storie di Gesù sono narrate su di un palcoscenico di spazio ristretto, ma chiaramente delimitato, con l'ausilio di una mimica elementare. Pochi gesti evidenti, sguardi significativi, sono sufficienti a rendere palpabile la tensione drammatica che è nell'aria. Il testo del Cennini stenta a tener dietro all'alta fantasia del maestro. Per incarnare un viso giovanile, si limita a raccomandare di prendere un pennello di setole morbido e ben premuto con le dita e di porre le meluzze delle gote più in ver l'orecchio che verso il naso, perché aiutano a dare rilievo al viso. Per fare un viso di vecchio, di fare il verdaccio più scuretto e così le incarnazioni, e che abbi il tuo vecchio capellatura e barba canuti, e di andar con pennelletto di varo acuto spelando gentilmente su per i rilievi delle dette capellature e barbe. Per le famose aureole rilevate, che Giotto per la prima volta nella storia di Padova aveva avuto il coraggio di deformare dal cerchio perfetto per fingerle in scorcio, Cennino Cennini prescrive: fa con meno argento che puoi, perché non dura e vien negro. Ancor ti guarda da oro a metà, che di subito vien negro. Bene ti do questo consiglio, che ti sforzi di adornare sempre d'oro fine e di buoni colori, massimamente nelle figure di Nostro Signore. Eppure in qualche caso è evidente che Giotto stesso a Padova, come dimostravano le aureole venute negre, non si attenne a questa regola. Ma al di sopra di tali concezioni ed accorgimenti tecnici che tanta materia offriranno al trattato del Cennini, nella Cappella degli Scrovegni Giotto ci offre un quadro mirabile, una sintesi grandiosa della vita di Cristo, fedele al racconto delle scritture, ma animata da una forza viva che l'avvicina nel tempo e ne rivela tutta la profonda drammaticità. Figure e personaggi vivono in essa con la stessa intensa umanità degli uomini del suo tempo e del nostro, e di tutti i tempi. Una vita di Cristo che può essere considerata il quinto Vangelo, il più moderno, il più vivo. La fama del maestro corre l'Italia. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, ed ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Dante Alighieri ci è buon testimone. Piovono le commissioni. Di nuovo ad Assisi, nella Basilica di San Francesco per il Vescovo Pontano, affresca la Cappella della Maddalena. La avventurosa leggenda della Santa offre all'artista l'occasione di provarsi nelle prime grandi distese paesaggistiche dell'arte italiana. Le famiglie dei banchieri fiorentini, finanziatori di papi e di re, se lo contendono per decorare le proprie cappelle gentilizie. Nella chiesa francescana di Santa Croce, primi i Peruzzi. E Giotto, per amore di guadagno, cerca di affrettare i tempi di esecuzione, abbandonando per una volta il più dolce e vago lavorare che sia, la tecnica ad affresco.
per sostituirla, sperimentalmente, con quella a secco su muro. Visto a distanza di tempo, il risultato è disastroso. La nuova tecnica, meno resistente di quella tradizionale, ha mal sopportato gli insulti del tempo e degli uomini. Ma il maestro portava all'arte anche amore naturale e dovette essere il primo ad accorgersi che il suo esperimento non aveva dato risultati sperati. Nella cappella accanto, dipinta parecchi anni dopo per i Bardi, torna infatti il buon fresco tradizionale ed è per questo che noi possiamo oggi apprezzarne quasi intatte le straordinarie qualità pittoriche. Nella morte di San Francesco, tema già trattato da Giotto in gioventù sulle pareti di Assisi, possiamo misurare l'enormità del cammino percorso. Come nelle fiabe, il sommo artista chiuderà la sua vita nel 1337, capomaestro dell'opera del Duomo ed incaricato delle costruzioni del comune, capo rispettato di un'efficiente bottega e di una prospera famiglia. Aveva rinnovato una tradizione d'arte senza distruggerla e così trasformata l'aveva trasmessa ai figli e ai nipoti. Cennino Cennini, imprigionando nelle pagine del libro dell'arte il tesoro della sapienza tecnica del gran maestro, ci ha anche restituito, quasi senza volerlo, la sua più vera dimensione di artigiano e di uomo.